il 3 settembre al centro Eliopoli. Allora, intanto la cosa più importante, e a questo punto penso che sia annunciare per tutti la data della finale regionale, che sarà il 3 settembre al centro Eliopoli a Calambrone, dove ci sarà sia la finale regionale di Miss Principessa d'Europa, ma anche la finale regionale di Miss Universe Top Model per i Miss. Quindi gli uomini. Gli uomini, esatto. Ecco, abbiamo... Per cui sarà una serata, penso, molto bella. E le ragazze che si qualificheranno, che saranno, noi da Toscana abbiamo sicuramente 5 ragazze come minimo, poi vedremo se ci danno la possibilità di avere qualche ragazza in più, e 3 ragazzi andranno alla finale nazionale. La finale nazionale importante è dall'11 al 14 di settembre a Rimini all'Altro Mondo Studio. Con il bikini, poi le vedremo in abito elegante, poi ci sarà, dopo il ritiro delle schede dei giurati, una bella sorpresa, perché queste Miss, non solo, avremo anche una parte di giuria che va andrà nel backstage per preparare questa sorpresa insieme alle Miss, sfideranno con degli abiti molto molto particolari, molto belli, quindi per la gioia anche del nostro fotografo Roberto, per Stevi e per tutti voi che siete rimasti qui. Io intanto però ringrazierei i nostri giurati e vi dico tutti i nomi, anche se li abbiamo già sentiti. Se vi alzate in piedi vi prendete l'applauso. Partiamo da Francesca Mercadante. Eccola Francesca. Eccola qua. Poi abbiamo Alessandro Fei, l'avete già visto, già protagonista di questa serata. E poi abbiamo Andrea Manzi e poi abbiamo Noemi Moretti. Eccola qua. Perfetto, allora abbiamo presentato i giurati. Se hai qualcosa di ritmata da ballare mentre aspettiamo le nostre Miss, ti lasciamo fare un pezzo e poi ci vediamo tra pochissimo con le nostre Miss. Cosa di te? Cosa fai nella vita? Quanti anni hai? Da dove vieni? Allora, mi chiamo Gaia, ho 16 anni e vengo da Livorno e mi piacerebbe diventare estetista. Ti piacerebbe diventare estetista? Hai qualche hobby oltre a questo, chiaramente? Mi piace, per esempio, ballare e mi piace anche passare molto tempo con i miei amici. Bene, stasera le hai portate oppure le lasciate a casa? No, le ho lasciate a casa. Bene. Vabbè, e invece ci vuoi far vedere qualche passo di danza? No, dai, sta scherzando, chiaramente. Io ti lascio proseguire la passerella. Grazie di essere con noi. Lei è la numero 2, Gaia Bonomo.
buonasera a tutti, sono Asia, ho 17 anni e frequento il liceo Niccolini Palli, Scienze Umane a Livorno. Cosa fai nella vita? Io come sport faccio windsurf e surf. E come hobby faccio un po' di make-up perché vorrei infatti diventare una make-up artist. Ah, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. E adesso però ci divertiamo, sfiliamo questa sera, quindi io mi faccio da parte e ti lascio sfilare. Lei è la numero 4, Asia Borrelli. Dove vieni e cosa fai nella vita? Ciao, mi chiamo Lisa, vengo da Carrara e ho 15 anni. Studio ragioneria e sono pallavolista. Anche sportiva, allora. Ti faccio una domanda, sei fidanzata? Sì, sono fidanzata. E come si chiama lui? Matteo. Ma è qui? No, non è qui. Gli facciamo un saluto, anche se non è qui, però vediamo che, insomma, ci stanno facendo il video, quindi magari poi lo vedrà. Ciao! Beh, dai, allora ti lasciamo sfilare questa sera e facciamo un applauso alla numero 5, Lisa Bertonelli. L'ultima, ho sempre l'attesa più lunga. Allora, raccontaci qualcosa di te. Mi chiamo Sara, ho 16 anni e vengo da Firenze. Cosa fai nella vita? Oltre che studiare faccio atletica. Ah, atletica, quindi abbiamo già delle sportive per fare qualche campionato. Allora, sei fidanzata? Chiedo anche a te? No. Come deve essere il tuo tipo ideale? Una caratteristica, non fisica, ma basta un... non so, come dovrebbe essere? Un aggettivo? Solare. Bene, bene. Ora fanno l'applauso per questa risposta. E fai bene? Perché se dicevi bello, dice no, perché no, dai. Deve essere simpatico e solare soprattutto. Allora, facciamo un bel sorriso al nostro cameraman e ti lasciamo sfilare. La numero 6, Sara Peritore.